La paura di amare. Se non erro il titolo di un film e di una serie televisiva, ma non sono qui a fare la critica cinematografica, non mi interessa. In realtà è di altro che voglio parlarvi. La paura è quella emozione primordiale che, se contenuta, ci serve. Se eccessiva, ci crea più problemi che altro. Se noi pensiamo al cervello degli animali, o comunque alla parte umana che è definita cervello rettile, quindi la parte più istintuale, sappiamo che nel momento in cui l'essere umano o comunque un animale si trova in una situazione di pericolo, può fare solo due cose: fugge o aggredisce. È chiaro, no? E questo ci serve come istinto di conservazione, di sopravvivenza. E il punto qual è? Che l'essere umano così complesso non si comporta solo come un animale. A volte si comporta come un animale spirituale capace di un'intelligenza tale da poter scegliere, e altre volte no. E quindi cosa fa? Estende la paura ad ambiti in cui forse non dovrebbe estenderla. In tal caso sceglie se affrontare o ridimensionare le paure, altre volte ne è dominato. Le persone che nella vita hanno sofferto tanto e sono prese così tante mazzate, si dice, e hanno sviluppato una connessione molto forte con la paura, soprattutto se ciò è avvenuto quando erano piccolini. Sono come animali. Avete mai visto un cane che è cresciuto in un ambiente pericoloso, o un gatto che è cresciuto in un ambiente pericoloso, che si è preso bastonate, si è preso regnate, è stato strappato all'affetto della madre troppo piccolo? Cosa succede? Tende a continuare a comportarsi così, magari a evitare l'essere umano o averne paura anche quando non è necessario. Ti avvicini per fare una carezza e scappa via perché ha paura di prendere una sberla. E in questa situazione molto spesso gli esseri umani si ritrovano e non riescono più, o non ne vogliono uscire. Psicologi e psicoterapeuti descrivono vari tipi di forme di personalità e atteggiamenti nel momento in cui una persona ha avuto un'infanzia, un'adolescenza, la prima parte della propria vita, difficile, con mancanza di affetto e abusi emotivi o fisici. Parlano, psicologi e psicoterapeuti parlano di una forma di attaccamento sano al partner, al genitore, piuttosto che a altre figure estremamente importanti, e di un attaccamento non sano, una personalità non sana, derivante appunto dalle difficoltà che ha avuto nella vita. Quindi una delle varie forme di attaccamento non sano è quello che viene definito evitante. La persona a cui non è stato, forse, insegnato amore, non è stato sufficientemente trasmesso amore, magari ha ricevuto percosse, ha ricevuto dolore, ha ricevuto traumi emotivi, abusi emotivi. Cosa succede? Non è stato insegnato ad amare, non è stato insegnato a riconoscere l'amore nell'altro. E quindi quando si trova di fronte a una persona che dona amore, non sa come comportarsi. Fugge magari. Appunto, si definisce evitante. Oppure una donna, una persona, un uomo a cui è capitato di avere una relazione importante che è finita molto male. Magari era abusato. Ecco, io essendo uomo posso portare più facilmente il paragone con una relazione femminile, perché sono uomo ed eterosessuale, per cui tendenzialmente osservo il comportamento delle donne. Ma è chiaro che non è esclusivo delle donne il comportamento. Esistono anche uomini che possono essere stati abusati emotivamente, oppure che possono essere stati
oppure che possono essere stati in qualche modo delusi profondamente da una relazione d'amore andata molto male. Tenderò quindi a parlare soprattutto delle donne, ma semplicemente per un fatto di esperienza diretta. Non pensate che quindi ci sia una forma di misoginia dietro, né tantomeno ci sia la volontà di mettere in cattiva luce un sesso nei confronti degli altri. È semplicemente il riportare esperienze. E per via del mio lavoro mi capita spesso di incontrare donne che hanno tantissimi problemi di natura emotiva, traumatica, derivanti o da una pessima educazione da parte dei genitori o da dei partner problematici o da entrambe le cose. Quindi che cosa succede? Che la donna, che magari ha avuto un padre violento, abusante, una madre assente o entrambi i genitori assenti, cosa fa? Va in ricerca, in compensazione di questa infanzia subita, abusata. E va in compensazione in una maniera abbastanza distorta, nel senso che tenderà magari a cercare il padre in un uomo, ma lo cercherà negli uomini violenti. E sarà forse anche lei violenta e aggressiva, perché quello è stato il modo in cui è cresciuta. Un figlio cresciuto a carezze cerca le carezze e dona le carezze. Un figlio cresciuto a bastonate impara quello. È difficile che un figlio di un mafioso, di un delinquente, esca da quel giro, tra virgolette. Se sto portando un esempio totalmente diverso, estremo, ma è solo per farvi capire il concetto. Quindi che cosa succede? Che questa donna in qualche modo, a meno che non faccia un profondo lavoro su se stessa, il riconoscimento dei partner che arrivano, resta un po' segnata nella sua storia personale. Stessa cosa succede a chi magari invece non ha avuto dei genitori problematici, ma ha avuto il primo grande partner problematico. Il primo marito, piuttosto che i primi due o tre grandi storie d'amore, tutte simili, tutte che hanno generato moltissima sofferenza. Magari si è sposata con un uomo che era violento o era assente, o piuttosto che non la trattava con riguardo e via dicendo. Dopodiché lei è rimasta profondamente ferita e a quel punto non si fida più di alcun uomo. Non solo, ma non è nemmeno capace di discernere più quando può fidarsi da quando non può fidarsi. È come un animale ferito, costantemente ferito, che non risana la propria ferita e quindi resta chiuso in casa e dice: quando il mondo sarà un posto sicuro, io uscirò e non uscirò più. Quando gli uomini saranno così, quando incontrerò un uomo che è diverso, e resta permanentemente in quello stato. E quando magari ne incontra uno diverso, comincia a proiettare nella relazione tutte le sue paure del suo vissuto. E quindi dice: sei gentile, ma non è che poi diventerai violento improvvisamente? Oppure: no, io non voglio una relazione, quando dentro di sé invece è attratta da quella persona. O ancora lo respinge. Si è troppo galante e non riesce a gestire, non sa come rispondere, si sente confusa. Ovvio che se incontra una persona estremamente paziente e che gli fa un po' da padre, può pian piano lasciarsi andare, ma anche questo è un po' distorto, perché cercare il padre nell'uomo o la madre nel momento in cui si è uomini non è proprio l'approccio più sano ed equilibrato a una relazione. Se incontra comunque sia
un uomo che ha un'immensa pazienza forse può farci, ma non è corretto demandare all'altro la gestione delle proprie insicurezze. Altrimenti si incontra un uomo, fra virgolette, normale, con un grado di livello di pazienza medio, e di fronte a questi comportamenti strani, ambigui, invitanti, via dicendo, l'uomo cosa fa? Per un po' porta pazienza, poi si ritrae. Se poi magari è un uomo a sua volta anche un po' ferito, perché anche lui ha avuto le sue relazioni difficili, ci troveremo ad avere ben presto una gattara, un gattaro. Qual è la soluzione a questo? A questa paura di amare, a questa paura di fidarsi dell'altro e fidarsi della vita. Che paura che in realtà è ciò che distrugge la relazione. Perché dal momento in cui non c'è un processo di fiducia, sei tu automaticamente che stai distruggendo la relazione. E dal momento in cui tu vai dalla persona a dire: quando mi sentirò totalmente sicuro di te, mi lascerò andare totalmente. E che questo significa magari mesi o anni. E succede che in realtà stai sabotando la relazione. Beh, è così, non ci sono mezzi termini. Se tu spogli una donna con gli occhi, o la donna spoglia con gli occhi te stesso, ma le sue parole dicono: io non voglio una relazione, io non mi sento pronta, non so se mi piaci, ti amo ma... Quando ci sono di mezzo queste cose, stai distruggendo la relazione da dentro e stai chiedendo all'altro di compensare le tue insicurezze. Qual è la soluzione a questo? Mi risponderò: non lo so. Prima di tutto perché io non sono un guru e non voglio essere guru, l'ho già detto un sacco di volte, quindi io non vi do le risposte. Io faccio domande a me stesso e a voi e vi aiuto al massimo a tirare fuori quello che avete da tirare fuori dentro, ponendovi le domande giuste, tra virgolette. Però, direte: grazie al cazzo, Pedrada, ci fa le domande e non ci dà le risposte, a cosa servi? Però, c'è qualcuno molto più su di noi che ci sta guardando in questo momento, che sono i nostri antenati, che sono i nostri angeli, le nostre guide spirituali, l'universo. Ed è a loro che noi possiamo chiedere aiuto. Io l'ho fatto con lo sciamanesimo e porto avanti questo via, ma non sono qui a fare proseliti. Se vi piace lo sciamanesimo, seguite lo sciamanesimo. Se vi trovate bene seguendo un altro percorso spirituale olistico, andate per la vostra strada. Però confrontatevi con le vostre paure e non demandate all'altro la compensazione delle stesse. Lavorate su voi stessi, trovando la fiducia nella vita, trovando la fiducia nell'amore, trovando la fiducia in voi stessi. Se avete problemi di autostima, se non vi amate, se avete problemi di realizzazione, se non avete più fiducia nel prossimo, non è in una nuova persona che potete cercare le risposte, ma solo è dentro voi stessi. Quando puntini puntini, non funziona così. La vita non va così. La vita non vi chiede di essere pronti al 100% per essere vissuti. Non sarete mai pronti al 100%. Né in amore, né in ambito professionale, né in qualsiasi altra cosa. E sappiate che se escludete qualcosa dalla vostra vita, questo rientra dalla finestra. Quindi se cercate di escludere le paure, o di farne un bel fagotto e metterlo in mano all'altra persona e dirle: risolvamele, perché io così saprò che sei meritevole del mio amore, tutta questa merda vi tornerà indietro. Non ce n'è.
dice, l'unico modo è attraversare le vostre paure, guardarle in faccia e dire io attraverso la paura perché voglio amare e essere amata, o voglio essere amato. Vi auguro relazioni serene, relazioni nutrienti, relazioni profonde. E quando incontrate una persona, osservate le vostre paure, osservate questa persona. Non proiettate dentro qualcosa che non le appartiene a quell'altra persona, ma appartiene a voi. Fa specchio. Fa specchio. Serve a farci vedere questa cosa qua. Buona la ricerca dell'anima gemella, che secondo me non esiste. Ah, se vi state chiedendo perché secondo me non esiste l'anima gemella, vi rispondo perché secondo me siamo fatti per fare dei tratti di strada nella vita più o meno lunghi. Per alcuni potrebbe significare tutta la vita, per molti anche meno. E impariamo dai nostri partner. L'anima gemella significherebbe che questa possibilità non c'è. E io non ci credo. Ciao! Nino, saluta!